Allora Marco, ancora una volta decisivo, un altro gol da 3 punti. Ma a parte il gol da 3 punti, credo che sia stata un'ottima prova corale, come sempre avviene, soprattutto quando si vince. Si gioca in 11 e veramente la vittoria, il risultato comunque è sempre frutto della prestazione del gruppo. Una frase trita e ritrita, ma nello sport di squadra è così. Ecco Marco, il primo gol che hai fatto qui a Novara, sempre contro l'Avellino, un Eurogol, qui un gol proprio da attaccante d'area di rigore, da opportunista, eri là con l'altro piede, quindi hai sporcato la rete anche con l'altro piede e l'hai messa dentro, insomma l'esperienza si vede in questi casi. L'importante è metterla dentro, poi bello o brutto, credo che conti no, niente, neanche poco, conta veramente niente. L'importante è far gol e gestire la partita nel migliore dei modi per portare a casa 3 punti. Non solo il gol, non solo la traversa presa, ma anche tantissimo lavoro nel recuperare il pallone a centrocampo, ma anche un grandissimo dialogo con Raffaele Rubino, autore della sponda vincente che ti ha di fatto liberato, smarcato davanti a Pignacelli. Rubino è centravanti navigato, d'esperienza e bravo, con grandi qualità, quindi trovare l'intesa con un giocatore del genere non è difficile. Ecco Marco, hai giocato quando Callori proponeva l'attacco a 3 più magari centrale, poi a 2 come seconda punta, con Aglietti che predilige l'esterno di piede opposto, stai giocando e ti è stato provato.